Allora, il Mercato della Terra è un progetto di Slow Food Italia che esiste ormai da una decina d'anni. Il Mercato della Terra di Imola nasce a maggio 2013. Siamo partiti il 24 maggio 2013 con una ventina di produttori, poi se ne sono aggiunti, qualcuno si è fermato, ma soprattutto se ne sono aggiunti. Adesso siamo in rotazione 25 produttori. Dico siamo, io non sono un produttore ovviamente, però il rapporto che si crea, ed è lo scopo poi del mercato, è arrivare a potersi chiamare coproduttori, cioè chi consuma e chi lavora nei campi. Sostanzialmente sono sulla stessa barca, si incontrano al mercato, si conoscono e da lì nasce e lì si sviluppa lo scopo di questo mercato, che è proprio far conoscere faccia a faccia chi produce e chi consuma. Sono 25 circa e si ruotano a seconda della stagionalità dei prodotti, ovvero chi viene solo con i marroni e le castagne, ovviamente lo troviamo solo nel periodo dei marroni e delle castagne, perché l'altra cosa fondamentale del mercato è la stagionalità, cioè qui vengono persone che vendono solo quello che producono. L'unica eccezione la facciamo con il gelato perché ha i gelati dei Presidi Slow Food, che è un progetto di Slow Food, sono fatti con questi ingredienti, sono prodotti diciamo salvati dall'estinzione, ma tutti i produttori che sono qui sono o pescatori o pastori, casari, agricoltori che vendono quello che producono e ovviamente quello che producono in stagione. Ogni anno, adesso noi di anni non ne abbiamo tanti alle spalle, però per dire, quest'anno è stato molto differente dall'anno passato. L'anno passato era tutto in ritardo, quest'anno c'è stato un anticipo, poi dopo c'è stato un fermo per via della pioggia, quindi quando magari la gente è abituata e vorrebbe avere i pomodori e qui non ci sono, deve aspettare che arrivino i pomodori. E quindi c'è anche questo discorso di abituare le persone a seguire i ritmi della natura. Biologica, poi la cavea, e questo è fresco perché l'ho sostituita, e la cavea è una semi-light, un po' leggera, diciamo. è abbastanza leggera, meno amara di queste altre, profumata. Abbiamo anche la rappresentanza dell'aceto balsamico di Modena. Come hai conosciuto qui il Mercato della Terra? Sono stato invitato da Slow Food, ovviamente, che mi ha chiesto se volevamo partecipare per una o due edizioni del Mercato della Terra di Imola e noi siamo venuti molto volentieri. Noi facciamo parte del Mercato della Terra di Bologna e così insomma uno scambio. L'aceto balsamico tradizionale, spiegarlo senza assaggiarlo è molto molto difficile. Diciamo che è una sintesi di diversità, è un prodotto che in armonia tiene all'interno la diversità che è rappresentata da sapidità, dolcezza e acidità. Questo è un po' in sintesi come poter spiegare il prodotto. E noi lo facciamo con le uve di Trebbiano di Spagna, che vendemmiamo a mano, mettiamo in cassetta e poi coi piedi pigiamo tutta l'uva. E facciamo una bella cottura lunga per quanto riguarda il mosto cotto, e da lì in poi c'è un tempo infinito d'attesa.
noi siamo nel mercato contadino storico di Imola, che è il mercato ortofrutticolo, che è una struttura bellissima che il comune tra l'altro ha ristrutturato non tantissimi anni fa, usata poco, nel senso che c'è il mercato contadino, agricolo, normale, storico, i giorni pari della settimana. Noi siamo qui il venerdì, il primo e il terzo venerdì del mese, sempre. Quest'estate abbiamo fatto tutti i venerdì, abbiamo fatto questa prova, è andata bene, sono un po' impegnativa perché siamo volontari che allestiamo i tavoli e tutto, quindi è un po' impegnativo. Torniamo al primo e terzo venerdì del mese, ancora a settembre, facciamo dalle 18 alle 22:30 e poi da ottobre faremo dalle 16 alle 19.